Si allunga la scia di eventi criminosi a Battipaglia. Ultimo fatto, in mero ordine cronologico, si è consumato ieri in via Cernaia. L'accaduto è spiegato dalla viva voce della vittima, ancora scossa dall'episodio. Poco lontano dal luogo del delitto, e nello specifico nei pressi della stazione, un'area ormai ricettacolo di delinquenti, sono state rinvenute la riproduzione di una pistola e una parrucca, probabilmente quelle usate dal ladro. Verso le 9:10 più o meno stavamo chiudendo il cancello perché avevamo chiuso il negozio e questa persona, insomma, è arrivata da dietro e mi ha strattonato per prendere la borsa, al che mi sono girata per capire che stava succedendo e mi ha puntato una pistola. Mi ha puntato la pistola e mi ha detto che se io avessi lasciato la borsa non mi avrebbe fatto niente. Quindi chiaramente dopo un paio di strattonate ho lasciato la borsa e nel frattempo mia cognata, che era in macchina ad aspettarmi, è uscita dalla macchina e ha cominciato a urlare. Quindi nell'urlare così tanto, insomma, ha attirato l'attenzione di gente qui intorno che subito, devo dire la verità, sono accorsi e quindi questa persona è scappata con la borsa, chiaramente anche un po' puntando la pistola per far vedere che era armato, per non farsi fermare. Italiano, secondo me, per le due frasi che ha detto mi sembrava italiano. Giovane, mascherato con una parrucca e degli occhiali, quindi non riconoscibile. Sì, una parrucca nera. Okay. E poi era armato, quindi mi ha puntato la pistola, che insomma penso sia abbastanza grave. Okay. E vista la frequenza con cui stanno capitando queste cose, direi che è giunto il momento di prendere un attimo provvedimenti e per la sicurezza dei cittadini e per le attività che quando chiudono sono in balia dell'oscuro e del nulla. Quindi senza incolpare nessuno, perché capitano queste cose, quindi non è colpa di qualcuno, ma certo se si curasse un po' il degrado di questa città può darsi che qualcuno ci penserebbe due volte, o almeno un deterrente, sia l'illuminazione che qualche altro provvedimento concreto. Questo è quello che pensiamo. Danni fisici, no, un livido sulla spalla, ma niente di che. Però la paura, perché non solo la paura del momento, ma la paura per i giorni successivi, perché adesso si vive un attimino con meno serenità, che non è bello. Quindi è difficile accettare di dover vivere senza la serenità, di andare a lavorare senza la serenità e di insomma perdere la tranquillità. Questa è la cosa più grave, che di quando succedono queste cose, oltre al danno materiale, che quello si recupera.